credo una bella partita che abbiamo giocato con grande attenzione, con grande energia, però come sempre succede nei playoff, poi la prossima parte è sempre 0-0, non c'è niente di... non ci aiuta il fatto di aver giocato, cioè, ci aiuta perché siamo andati 1-1, ci aiuta tantissimo, però non vuol dire, e non mi illudo, e ho negli occhi la straordinaria Biella del primo tempo, quando la difesa eccellente di Mancinelli e Bowers su Vosquil e Hollis, però questa grandissima Biella è riuscita a rimanere in partita con i canestri di tutti. E quindi so che cosa ci aspetterà, so che non sarà facile difendere sempre così bene con quei due e so che Biella può avere un grande apporto da tutti gli altri. Poi dopo siamo stati bravi a continuare a difendere benissimo su quei due, a difendere anche sugli altri, a giocare in attacco con criterio, a sopperire a praticamente all'assenza di Steele nel secondo tempo. Oltre a quelli non parliamo di chi non c'era, quelli che c'erano sono stati veramente bravi, e quindi ci godiamo poco, che bisogna già pensare alla prossima, a questa partita, però intanto penso abbiamo fatto una partita. E stamattina ho detto ai giocatori, oggi non si chiude la serie, però è ovvio che una vittoria Biella ci avrebbe aiutato molto. Sono convinto che anche se avessimo perso oggi saremmo stati dentro la serie al 100%, perché poi andavamo a giocare a Torino, ma non tanto per il fattore campo, su cui non ci conto, qui si gioca bene, a Torino si gioca bene, il fattore campo è bellissimo perché il pubblico è meraviglioso, però è corretto e quindi si gioca bene sia di qua che di là. Quindi il fattore campo non credo abbia tutta questa incidenza. Però ero convinto che la serie non si chiudesse oggi, men che meno lo sono adesso, che siamo riusciti a pareggiare e quindi si parte alla pari per questo bellissimo playoff. Vittoria di energia e di esperienza? Sì, di energia sicuro, di esperienza magari l'avete notato più voi. A me è sembrato da questo punto di vista, come dicevo prima, bravissima Biella. Ha resistito nel momento in cui, secondo me, noi avevamo azzeccato tutto in difesa, e però le risorse di avevano i canestri di Raspino, difficilissimo contro la zona, il canestro di Chillo al 24esimo secondo contro la zona, il canestro a Fili di Sirena di De Vico alla fine del secondo quarto, un altro di Bloise mi sembra dall'angolo destro, cioè veramente non mi sembra di aver visto una Biella inesperta, però magari voi lo da fuori avete notato qualcos'altro. Io guardavo soprattutto la mia squadra, sono sincero, l'energia della mia squadra c'è stata di sicuro. Poi Biella non mi permetto di giudicarla, però non l'ho vista come una squadra inesperta, ecco. Biella nasce come una squadra inesperta, comunque è una sua valutazione, la rispetto, non è la mia, ecco, non è una squadra matura. Molto perché noi ha sofferto molto perché in campo c'erano due squadre di cui una ha giocato veramente bene e io parlo della mia, quindi non mi e quindi ha sofferto, ma ripeto, non ho visto una squadra in difficoltà da un punto di vista di esperienza. Questa è la mia valutazione, però non la voglio convincere. Speriamo che qualcuno risusciti anche. Non è risusciti. Non è che sono disperato del fatto di dover giocare sempre, a parte che Baldasso ha dimostrato di stare in campo e non avevo dubbi, sono sincero. E poi oggi Zanotti è venuto in panchina, che è una cosa che una rarità nella nostra stagione, ma oggi si è verificato e sono convinto che da adesso si allenerà e ci sarà per darci una mano.
se lo ritroviamo, che è un ragazzo che è fermo da tantissimo, non ha mai giocato a questi livelli in vita sua, quindi non lo so, però intanto spero che ci sia in più. E poi Wojciechowski e Gergati stanno facendo di tutto quello che riescono a fare per potercela fare, quindi non voglio essere pessimista di partenza. L'altro giorno vi ho detto la sensazione, non sapevo niente perché non avevo ancora parlato con i miei, non ho visto niente, ma le sensazioni erano molto negative. Oggi sono più possibilista e quindi vabbè, comunque al di là di quello, abbiamo un giorno in più per recuperare, questi sei sono allenati, anche quelli che potevano sembrare un po' più indietro, per esempio Mancinelli ha fatto una partita straordinaria, credo che non si possa definire in altro modo, la sua difesa su dal primo minuto, la sua difesa su Hollis, la sua presenza a rimbalzo, non ho visto i numeri, aiutatemi che non i rimbalzi di Mancinelli, qui sono al primo quarto, ci arriverò. 11, ecco, cioè mi sembra una presenza difensiva a rimbalzo di un livello altissimo, oltre al fatto che comunque ha giocato anche in attacco una signora partita. E non è che penso che non terrà fisicamente, io ci credo che tutti i nostri giocatori tengano fisicamente e arrivino in fondo a fare bene, perché è tutto l'anno che ci alleniamo per questo, quindi spero che sarà. Poi è ovvio, ripeto, giochiamo contro una signora squadra che ha 1000 risorse, 7 vite. E quindi sappiamo che sarà durissima. Mancinelli, a mio parere, la diversa faccia di Mancinelli tra gara 1 e gara 2, secondo me, insomma, io quando ho visto l'aggressività di Mancinelli all'inizio, ho detto stasera. Io però vado un po' controcorrente e dico che mi è piaciuto anche in gara 1. È stato molto innervosito sui tiri sbagliati, ha fatto non aveva preso le misure così a Hollis, perché Hollis gli ha fatto alcuni canestri suoi, perché Mancinelli non era... Oggi gli ha proprio preso le misure, cioè gli toglieva mentre caricava il tiro, gli toccava la palla, gli chiudeva uno contro uno, ha fatto una partita proprio di chi ha preso le misure, però l'energia mi era già piaciuta. Chi ha fatto un salto pazzesco, cioè una partita secondo me a un livello veramente, veramente importante, non ho visto le statistiche, è Bowers. Perché Bowers ha realmente difeso contro Voskuil in maniera impeccabile, aiutato da tutta la squadra ovviamente, e in attacco ha dovuto fare anche il lavoro di stile nel secondo tempo, quando da solo, il lavoro di stile di Gergati, quando contro la pressione doveva giocare, e la pressione di Biella non è una pressione normale, è una pressione di quella che forse è la migliore squadra del campionato ad aggredire e a mettere pressione. E lui ha giocato da solo facendo il lavoro di Steel e di Gergati, ha messo in ritmo la squadra, ha fatto fare canestro a tutti, ha fatto. Quindi oggi è andata così e quindi sono molto contento dei miei giocatori, della mia squadra. So che purtroppo non mi posso portare dietro niente perché riparte 0-0, riparte venerdì sarà durissima, difficilissima, però intanto oggi abbiamo allungato la serie, ripeto. Ultima domanda, scusa, abbiamo parlato l'altro giorno, l'altra sera, di metro arbitraggio. Stasera come l'hai visto l'arbitraggio esterno? Stasera la partita era molto difficile da arbitrare, perché sia Corbani ha iniziato subito con una protesta, io ne ho iniziato subito con un'altra. Gli arbitri secondo me si sono accorti che ci avevano trattato diversamente e hanno fischiato dopo un tecnico a lui, dopo aver fischiato un tecnico a me. Poi c'è stato quell'episodio della scarpa di Mancinelli, che io credevo avessero dato il tecnico a me, invece è andato a lui perché ha tirato fuori la scarpa, ma lui si è trovato la scarpa in mano, non so neanche cosa doveva fare. Insomma, però è difficile, perché anche gli arbitri, è difficile che si trovino in una situazione in cui al 22esimo secondo si ritrovano un giocatore con la scarpa in mano, fanno anche fatica, è una cosa talmente particolare, talmente difficile. Poi noi subito gli abbiamo messo molta pressione. Secondo me, sinceramente, la devo riguardare per dare una valutazione, non è neanche il mio lavoro valutare gli arbitri, però hanno portato a casa la partita con dignità. Poi dopo, ripeto, è un arbitraggio difficilissimo oggi, sinceramente credo che fosse... Poi è ovvio che di solito quando si vince si è sempre più sereni, quando si perde si è sempre un po' più aggressivo, lo so benissimo, non è che faccio il... è il limite di noi allenatori e di chiunque fa sport, quindi non è che faccio il...
Dico, però la mia sensazione è questa qui, poi dopo la riguardo e, come ho detto l'altra volta, pieno negativo, mille volte cambio idea. Oggi ho avuto questa sensazione qui, che la partita fosse difficilissima. Loro sono stati in difficoltà nel primo quarto, però si sono ripresi. A questo proposito, credo che la differenza sostanziale del vostro rendimento di Torino sia stata anche la maturità nella gestione dei falli. Sì, sì, è un bel complimento questo. È un bel complimento e credo che i giocatori se lo meritino. È vero, sono d'accordo. Sono stati molto bravi a gestire una situazione difficile, ripeto, ancora di più contro Biella, che è una squadra che si muove tantissimo senza palla, ha dei giocatori su cui è facilissimo fare falli, Voskul per primo, ma anche Hollis, e comunque c'è questo moto perpetuo di tutti. E il fatto di riuscire a stare in partita tanti minuti, perché non c'era possibilità di fare altrimenti, senza avere 5 falli, è stato un bel... Non sono uomo uscito per 5 falli. No, hai ragione. Non avevo pensato questa cosa, ma è stata sicuramente una delle chiavi della partita.